Abbiamo scoperto nel nostro viaggio nel Christmas Palace questi berretti di Babbo Natale, ma ci dica un po' lei di cosa si tratta. Sono dei portadoni che in Francia sono usati già da sempre e sono appunto i berretti degli aiutanti di Babbo Natale, dei folletti che portano i doni e usano questi berretti come contenitore per regali e quant'altro. Continuiamo il nostro viaggio verso le eccellenze, quindi dalle eccellenze collegate al mondo dello shopping come qui al Palace Hotel di Varese e che mi fanno ricordare, come ho accennato anche prima le mie collaboratrici, il Bespoke che si è svolto agli inizi di novembre a Milano, luogo in cui si è potuto vedere da vicino e ammirare tutto ciò che è eccellenza del Made in Italy. Continuiamo appunto questo viaggio, come stavo dicendo, non solo nella zona di Varese, bensì anche in luoghi splendidi come quelli della nostra bella regione toscana. E ecco qui darò la parola a Silvia per parlare del Borgo del Grillo nella Val d'Orcia. La Toscana è il paese dell'incanto e la straordinarietà di una terra così ricca di tradizioni si esalta proprio durante le feste di Natale, quando si veste a festa ricoprendo le strade, i negozi e le case di luce e colori. Con le sue città d'arte la regione non perde il suo fascino neppure in questo periodo dell'anno. Nel cuore della Val d'Orcia si staglia il Borgo del Grillo, che domina da più di 400 anni la vallata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Qui per Natale potrete rigenerarvi nel caldo abbraccio delle colline senesi, traendo energia da questi luoghi magici, godendo delle prelibatezze che vi offre. Per Natale troverete un cenone in cui potrete gustare le specialità, come il Brunello di Montalcino, il vino Chianti, il vino nobile di Montepulciano, il pecorino di Pienza, le famose bistecche chianine, l'olio extravergine di oliva e i pici fatti in casa. Carissimi, guardate cosa abbiamo scoperto per voi in Varese città presso la Sala Veratti. Sono in una mostra favolosa e sono in compagnia di questa signora che è una delle espositrici della mostra. Ecco, ci vuole dire qualcosa in più riguardo all'organizzazione di questo fantastico evento? Ma certamente, allora noi facciamo questa mostra da 3 anni, è il Comune che ci mette a disposizione questa meravigliosa sala, siamo un gruppo di, chiamiamoci pure artiste, ognuna di noi ha la sua specialità e tutti gli anni più o meno in questo periodo noi siamo qua per 15 giorni ad esporre in questo salone che è un po' il museo di Varese, che serve ed esclusivamente per esposizioni. Quanti sono gli espositori in questa mostra? Quest'anno sono 10. Ognuno di noi ha una sua caratteristica. C'è chi, come me, decora porcellane, chi fa icone, acquarelli, dipinti con acrilici, poi ci sono dei ricami molto belli e dei gioielli. C'è una creatrice di gioielli quest'anno, veramente indimenticabili. Sono da 12 anni dedita a questa creatività e devo dire che veramente ho sempre e continuamente dei lusinghieri consensi. È molto bello perché io dico che è il mio mondo. Posso spaziare su qualsiasi materiale e soprattutto la mia cura maggiore la dedico alla ricerca degli oggetti e dei soggetti. Infatti questo mi gratifica molto, perché in base all'oggetto poi parte la mia creatività e la ricerca appassionata dei soggetti fa sì che poi li coordino e diventano dei quadri. E quello che poi anche a me piace molto sono i fondi. I fondi perché è un mélange di colori e questo mi gratifica, ripeto, sempre con il consenso del pubblico che mi dicono che è un decoupage diverso dal solito. Non vorrei essermi ripetuta, ma questo è quello che mi sento di dire. Eccoci, abbiamo visto dal Palace Hotel di Varese tante proposte interessanti e tante idee per lo shopping natalizio. Vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.